Avessi 20 anni, fossi un ragazzo con barba e calzoni colorati e stracciati, volessi tutto e mi possedesse una grande anarchica rabbia, contesterei proprio lui, Camillo Catelli. Patriarca e re fuori tempo di una piccola artificiale comunità arcaico-agricola. La sua famiglia, numerosa come le foglie delle foreste, secondo l'antico linguaggio dei pellirosse delle nostre letture infantili. Comunità fitta di figli, nipoti, pronipoti, uno stormo infinito di piccirilli, di nuore, cognate, tutti stretti intorno al gran patriarca, lassù, sulla vecchia collina dei Camaldoli. Allora non ci stavano neanche i mezzi, non ci stava neanche l'acqua, stava il contatore, solamente la luce, si metteva una lira per farlo funzionare. Se non metteva la lira non aveva neanche la luce. E poi se non tenevi i soldi per 2 o 3 giorni, io devo mettere 2 o 3 lire più assai, perché se no non veniva a luce. Era un uomo molto preparato, che si interessava a tutte le cose più o meno che gli passavano davanti ai suoi occhi. Lui osservava la natura in una maniera tutta sua, speciale. Lui che non voleva andare a fare la guerra, si fece ricoverare in un manicomio e là incominciò a dipingere perché sapeva che aveva fatto. Allora diventò amico del direttore del manicomio, si chiamava La Pigna. Disse vicino a mia madre, che già era fidanzata, a me a comprare un po' di colore da Giosi. E là dentro cominciò a dipingere, hai fatto il primo capolavoro. La recessione del 25, quando capitò, lui smise di fare il conciatore di suolo e passò in questa proprietà ai Camaldoli e divenne ipso fatto contadino. Che gli piaceva assai anche questo perché stava a contatto con la natura, appassionato della famiglia che aveva una lunga serie di figli, 3 maschi e 2 donne. E con questo si discuteva di tutto, sai, lui era il deus machina di tutte le cose della famiglia che faceva. Consigliava, non so, qualche volta si arrabbiava pure, anche un tipo prepotente quando era il momento che doveva mettere in ordine gli altri. Ogni giorno uscivamo insieme, andavamo a Napoli, qualche volta ai Camaldoli. Papà gli piaceva uscire. Portavamo in cassettina gli arnesi per pittare e poi ce ne tornavamo e l'andavamo a prendere all'orario di pranzo. Quando lui veniva fuori che noi stavamo lavorando in campagna, si portava la tavolozza e la sedia e diceva non ti muovere, fammi fare così, e faceva un sacco di capolavori. Ed è qui, in questa specie di reggia di Alcino o da periferia napoletana, che lui, il gran vecchio, da 3/4 di secolo dipinge campagne e fiori, cieli e alberi, musi di animali e volti umani, con la calma di chi si sente appartato dalla storia e dai drammi, dalle crudeltà di quel che avviene negli annali del mondo. Perciò tutto da contestare e da rifiutare. Se poi non ci si avvedesse che, al di là dell'arcaica oleografia, c'è la pittura del vecchio. La terra era il suo soggetto e i nipoti erano i suoi modelli, accanto si scappa, capite? Qua dentro faceva tutto. E tu quando veniva qualche pittore che non serviva la terra, faceva, ma lo sanno questi paesaggi che faccio io stesso? Sono quasi tutti inventati, capite? un piccolo spunto e lui ti inventava un paesaggio magnifico, eccezionale. Aveva uno spunto, un albero, una cosa, un po' di terra con delle ombre così. Era un inventore, la pittura sua è invenzione, non è copia della natura. E la sua magia, i colori. Era proprio una cosa magica, quando tu vedevi pittare sulla tavolozza, certamente per un colore ne faceva un altro, l'impasto, era proprio il suo modo di dipingere, perché riusciva a fare uscire quello che gli serviva. Tutto da respingere, ripeto, se non ci fossero queste sue immagini per nulla calme, per nulla tranquille, per nulla idilliche, cariche anzi di tutto il contrario di certa nefasta pittura campagnola di genere napolitanesco, immagini in cui straordinarie deformazioni del volto della figura umana si apparentano per vie segrete ai momenti più intensamente ed espressivamente drammatici della grande pittura europea del nostro terribile secolo. A 92 anni si faceva gli ultimi quadri. Dipingevo perché era una necessità del suo modo di pensare alla pittura. Era un pittore nato che doveva esprimere i suoi sentimenti con i colori. E allora niente Gran Patriarca e niente in appartenenza alla storia umana e alla storia della pittura contemporanea, ma un grande artista, creatore di impressionanti figurazioni, illuminate dalla sua responsabile, tormentata innocenza.